All'alba delle quattro ruote o magari poco tempo dopo, il territorio della trazione integrale era riservato a pochi, per lo più per usi estremi, nelle zone impervie di montagna, sui terreni fangosi, nei rally o nei ride lungo le superfici sabbiose. Traslata nell'uso quotidiano, la trazione 4x4 è poi diventata sinonimo di grande sicurezza. L'ultima evoluzione in ordine di tempo si è manifestata con il processo di elettrificazione che ha letteralmente investito il mondo dell'auto. Il posizionamento di un motore elettrico sull'asse anteriore e di uno su quello posteriore, soprattutto nei modelli ibridi plug-in, ha consentito di ottenere una sorta di trazione integrale on demand. Ma la tradizione sopravvive ancora, in questo caso grazie a Suzuki, che in tema di 4x4 ha scritto varie pagine di storia. SafeDrive prende quindi in esame il crossover Suzuki S-Cross, dotato di un motore full hybrid e soprattutto dello schema denominato All Grip. Per mettere subito le cose in chiaro, si tratta di una vera trazione integrale meccanica che non dipende in alcun modo dal motore ibrido. L'anima che garantisce la presa sulle quattro ruote è un giunto elettroattuato e il sistema funziona così. La centralina elettronica riceve costantemente e in modo istantaneo le informazioni dai sensori posizionati sulle ruote, dal pedale dell'acceleratore, dall'angolo di sterzo e dagli accelerometri che fanno parte dell'ESP, ovvero il controllo elettronico della stabilità. Questa messe di dati consente di mantenere la giusta coppia motrice in ogni tipo di situazione e per fare questo è sufficiente viaggiare nella modalità auto, una delle quattro selezionabili dal posto di guida. Le altre tre sono Sport, Snow e Lock. Vediamole brevemente. La prima, Sport, agisce subito sulle ruote posteriori e punta in sostanza a rendere stabile la S-Cross anche a velocità più elevate, garantendo la migliore dinamica possibile. Tutto cambia, e parecchio, con la modalità Snow, ovvero neve. L'erogazione della potenza è molto più dolce e fluida, per mettere al riparo dagli slittamenti più vistosi, mentre la trazione integrale meccanica fa valere tutto il suo peso trasferendo all'istante e in modo omogeneo la coppia su entrambi gli assi, anteriore e posteriore. L'ultimo capitolo spetta alla modalità Lock. Qui si tratta davvero di fronteggiare situazioni estreme e il primo obiettivo è quello di trarsi d'impaccio senza fare danni. In soccorso interviene quindi la ripartizione della coppia bloccata fino al 50% per asse, che si disattiva poi in automatico, passando alla modalità Snow qualora si raggiunga una velocità pari o superiore ai 60 km orari. Magia della trazione integrale meccanica che Suzuki, almeno per il momento, si guarda bene dall'abbandonare.